Agli ordini del arbitri Bernasola e Schena, le squadre sono in campo. Siamo al Palagesteco di Cividale del Friuli, dove si affronta la squadra di casa della Web Gesteco in casacca bianca contro la Rucker di San Vendemiano. Partita delicatissima per quanto riguarda la squadra di Cividale, ma anche per San Vendemiano. Ambedue in un percorso di Serie B di un certa difficoltà per quanto riguarda San Vendemiano, appena ritornata dalla Coppa Italia, purtroppo con il secondo posto, vittoria del Roseto, la settimana scorsa, la Web Gesteco. Ciao a Icio Zuppi, il nostro tecnico. Buonasera, buonasera a tutti gli amanti del basket, in particolare di quello ducale. E allora siamo con il primo pallone per il Rucker San Vendemiano, che va a sbagliare, consegnato a Rota, il quale però sbaglia la impostazione offensiva. Sanguinetti fino in fondo e va a segnare i primi due punti. La squadra di Pillastrini è in campo con Rota, Miani, Ohenen, Daniel con, che gli porta il blocco, e poi abbiamo Cassese e Laudoni. Come vedete nel quintetto base non c'è Battistini, insomma Stefano Pillastrini potrebbe rimescolare le carte. Mentre il San Vendemiano c'ha una conoscenza, ossia in questo Tommaso Gatto, che giocò anche in quel di Udine, no? Beh, la formazione di coach Miani annovera tanti personaggi che hanno già giocato diversi anni in queste categorie, prima da tutto Sanguinetti, che ha realizzato i primi due punti, per cui abbiamo una squadra di valore anche dal punto di vista fisico. Dal punto di vista fisico, con chi va ora a depositare il pallone al canestro, ossia Jacopo Vedovato, che ha i galloni poi del capitano. Squadra della Rucker San Vendemiano, squadra rocciosa, squadra che non ne lascia nulla di intentato, allenata mi pare da diverso tempo, da Miani. Sì, sì, sono diversi anni che è seduto su quella panchina, io ci ho giocato contro quando lo allenavo, e qua ancora Vedovato recupera il pallone, quando allenavo a Corno di Rosato c'era già Miani. E c'era già lui dunque a gestire la squadra veneta qui del vicino San Donà. Il tiro è una pietra indescrivibile di Sanguinetti e il pallone va ancora nelle mani della Web Gesteco, che però imposta male con Miani, regalando il pallone ancora alla Rucker, con invece questo altro pallone un po' strano, ma che arriva nelle mani di Gatto e poi Vedovato, ed eccolo ancora che si imposta l'azione offensiva con Patrizio Verri in palleggio profondo su Vedovato, e c'è il primo fallo di Laudoni, e Vedovato andrà in lunetta per due tiri liberi. Vedovato ha una presenza dentro l'area, è un lungo atletico dotato di buone mani, contenere lui e soprattutto la sua capacità offensiva sarà uno dei obiettivi primari della difesa del Gesteco. Diciamo che è un pivot vero, secondo te, Vedovato, no? Pivot. Sì, in questa categoria diciamo che spesso ci sono dei giocatori che si adattano a coprire questo ruolo. Vedovato ha il fisico e anche la tecnica proprio per giocare dentro l'area. È un gennaio del 95, Vedovato, che poi va a sbagliare il libero. Siamo 5-0, quindi la Web Gesteco ha iniziato un po' con le briglie un po' tirate questa partita, che la vede appunto affrontare la Rucker di San Vendemiano, che arriva peraltro da una sconfitta abbastanza di 15 giorni fa, abbastanza così, non troppo ben digerita dalla società appunto veneta. Il pallone è per la Rucker, 5-0 dopo i primi due minuti e mezzo. Ecco che si va oltre la metà campo con Sanguinetti. Giacomo Sanguinetti, 1990, questa è la sua data di nascita. Ancora l'attacco per la Rucker, arresto e tiro di sinistro per Baldini, contropiede, cambia gioco dalla parte opposta, tiro da tre punti di Cassese, che rompe così lo zero sul tabellone e porta 5-3 il risultato. Ottima transizione offensiva, servito Miani che cambia lato completamente, trova Cassese libero dietro la linea dei tre punti e insacca un'ottima transizione per
la formazione di coach Pile. Attenzione Vedovato che raccoglie il pallone, sfortunato nella circostanza, pallone ballonzolato sul ferro. Interessante che magari Pillastrini ha messo Daniel, che effettivamente è un giocatore più statico di tutti gli altri che abbiamo, che ha Cividale, ha messo su Vedovato, no? Sì, sì, perché lui gioca proprio di fisico e quindi probabilmente tra i lunghi della Gesteco Daniel è quello che riesce a copiarsi meglio. Mette in gioco la palla rota per Cassese. Cassese ancora per il playmaker numero 34, Daniel Hohenen. Ecco l'attacco, c'è il blocco, non trova spazi, ma lo trova con questo passaggio verso Daniel, che va a siglare i suoi primi due punti, 5 pari. Quindi siamo proprio in parità dopo i primi 4 minuti di gioco, 6 e 18 al termine del primo periodo di gioco. Pubblico che comunque ha capito che ha bisogno la Gesteco di avere il sostegno del proprio pubblico, infatti lo vediamo sugli spalti del Pala Gesteco, qui in via Perugini 18 a San Daniele. Tiro da 3 punti di Laudoni, batte sul primo ferro, non c'è il rimbalzo dei bianchi di Stefano Pillastrini. Ecco che andiamo con Baldini, ancora se la sta giocando contro Rota, e poi ancora fuori fa la finta Gatto, riesce bene a difendere la squadra di Stefano Pillastrini. Ora Berri, poi il tiro ancora di Baldini, e purtroppo, pur difendendo bene, ha segnato il San Bella. È stata molto brava, intanto contropiede della Gesteco con Laudoni che subisce fallo nel tentativo di tiro rovesciato. Dicevamo, molto brava la formazione di coach Mian a mantenere il vantaggio, e la difesa di Gesteco è stata tutta l'azione un po' in difficoltà, e poi Baldini ha trovato un ottimo palleggiare questo tiro. C'è il fallo su Stefano Laudoni, il quale gli garantisce di andare in lunetta per 2 tiri liberi, il primo è sbagliato, vediamo ora il secondo. Purtroppo abbiamo visto anche Laudoni che, pur segnando da 3 punti a Roseto, purtroppo anche sui tiri liberi è stato un po' scarso, come in questa occasione 0 su 2, però c'è la palla comunque sempre per la Web Gesteco. Per fortuna ha scheggiato il ferro col secondo tiro libero e Vedovato non è riuscito a recuperarlo con la pressione di Daniel, quindi rimessa a Gesteco che si accinge ad effettuare rotta. Gran palla per Miani, poi Miani la raccoglie di nuovo, per caso è arrivata lì, c'era una rimessa che ha funzionato perché i blocchi hanno dato la possibilità a Miani, poi Miani da sotto ha sbagliato la prima, riprendendo peraltro il suo tiro sbagliato. Pare che ci sia stata una deviazione di Daniel. Sì, sì, comunque Daniel è presente a rimbalzo e Miani è riuscito a recuperare questo pallone, a realizzarlo. Nel caso del passaggio dal fondo di Rota, forse Miani doveva un po' più proteggersi con il corpo, in maniera tale da poter realizzare magari anche subito. Comunque siamo su 7-7 più 1 per Gabi Miani, siamo 8-7, primo vantaggio della Web Gesteco, 5 minuti e 26 dal termine del primo periodo di questa gara valida per la Serie B nazionale. In palio ovviamente ancora il primo posto da sola per la Web Gesteco in caso appunto di vittoria. Buon movimento di Vedovato e ci sono 2 punti di gancio sinistro. Grande tecnica per Vedovato, che usa molto bene il piede esterno e con la mano sinistra realizza un canestro di buona fattura. Siamo ancora in attacco, Gabri Miani fisca l'arbitro, ancora un fallo personale di Patrizio Berri, che non è nuovo a questi palcoscenici, no? No, l'abbiamo già visto diverse volte, in diverse occasioni. Bravo Laudoni a tagliare, a prendere un vantaggio, stava per essere servito da Gabriele Miani e quindi ha commesso fallo Verri. Il San Vendemiano peraltro ha già sostituito 2 giocatori, è entrato anche Matteo Nicoli col numero 7, che ha preso in custodia appunto Lausoni. Buon canestro di Cassese, 10-9, 4-40, e contrariamente al solito vediamo che il quintetto è sempre lo stesso, quindi all'inizio per dopo, quanto riguarda l'Acqua Gesteco. Sì, sì, dopo un avvio un po' non felice, diciamo che è stato molto brava la Gesteco a chiudere la via del canestro e soprattutto a realizzare questi 10 punti nei primi quasi 5 minuti. E per la regola dei commentatori, ecco che c'è il cambio appunto di 2 giocatori, quindi
mi smentisce, giustamente, perché dopo i primi 4 minuti e mezzo ecco che viene messo sul terreno il capitano Adrian Chiera assieme a Paesano, e il posto viene preso quindi in panchina da Rota e da Daniel Hohenen, quindi chiamato un po' l'assetto, no? Cosa dici? Sì, sì, adesso Cassese giostrerà in posizione di play e Adrian Chiera giocherà come al solito in posizione di guardia. E c'è un fallo in attacco, sì, di Vedovato, se non vado errato, laggiù. Sì, sì, sì. Fallo sul blocco, Laudoni è andato a sbattere sul blocco. Ho qualche dubbio su questo fallo. Però l'esperienza di Laudoni ha in questo caso è stata efficace. Giustamente Coach Mian protesta vivamente. Coach Mian protesta vivamente, ma la palla comunque è sempre della Web Cesteco, che è sopra di 1, 10-9 a 4-22 dal termine del primo periodo. Sentite i tamburi anche dei supporters cividalesi. Adrian Chiera, apertura per Paesano. Paesano non trova nessuno, cambia completamente il gioco su Laudoni. Laudoni in fondo, raddoppiato per Paesano, ancora tiro da 3 punti e non c'è canestro, ma c'è il rimbalzo del numero 19 Baldini Giacomo per Rucker. San Vendemiano che è di nuovo in fase offensiva, sta difendendo uomo la Web Gesteco, passa in mezzo ai due difensori, non c'è però la prosecuzione dell'azione perché c'è un fallo di Miani, ed ecco che entra un altro giocatore a disposizione di Stefano Pinastrini, e quindi abbiamo Battistini che si è allenato a tratti nella settimana, lo dico appunto per dovere di cronaca, perché aveva qualche malanno riportato ancora da Roseto, però insomma è in campo perché lui ci vuole essere, è giusto, è un roccioso, anche se avesse un gesso alla gamba lui gioca lo stesso. Il tiro da 3 punti di Sanguinetti fa veramente male, 10-12. Non è facile, Franco, dopo 3 partite giocate in una settimana, recuperare immediatamente, e quindi fa bene Coach Pila a ruotare già nel primo tempo tanti uomini e tanti giocatori. Tiro da 3 di Paesano, che purtroppo non va a bersaglio, ma grande rimbalzo del capitano. Il capitano prende il rimbalzo, gran palla di Ignassi da Paesano però viene triplicato praticamente nell'area pitturata, il pallone però esce dal campo, quindi dalla linea, supera la linea di fondo e praticamente viene riconsegnato alla squadra che era già in attacco, però mancano 8 secondi mi pare al termine della possibile azione offensiva. 10-12 più 2 per la Rucker San Vendemiano, che inserisce un numero 16 Marco Borsetto. Chiera se la gioca, Chiera dietro la schiena al passaggio, un step back non è da 3 ma è da 2, ma fa senza dubbio molto bene al tabellino sia personale ovviamente che quello della squadra. 12 pari. Grandissimo canestro di Adrian Chiera, che qua adesso commette fallo, azione un po' dubbia anche questa, perché Vedovato aveva bloccato, ci sono stati dei contatti. Mi sa che questa partita ne vedremo delle belle, perché San Vendemiano è una squadra molto fisica e quindi ci saranno, Franco, tantissimi contatti. Contatti dunque che andranno a incrementare i falli personali. Comunque ci siamo, tutte e due le squadre a 2 minuti e 55 hanno esaurito il proprio bonus. Va al tiro e va a segnare il numero 19 Baldini, portando a 14 i punti del Rucker San Vendemiano contro la Web Gesteco. Ma insomma, giusto che comunque le squadre mantengano il contatto di gomito. Grande uno contro uno fino in fondo per Cassese. Vedovato su questa azione di Piccarol era preoccupato di difendere su Paesano, ha lasciato il compagno da solo. Cassese ha preso vantaggio e ottimo canestro realizzato da sotto. C'è l'attacco della Rucker San Vendemiano con il numero 19 Giacomo Baldini per Vedovato ancora per Giacchè, no, a Giacchè fino in fondo, no, scarica per un tiro discretamente facile che vale 2 punti peraltro di Borsetto, e siamo più 2. Insomma, si va con questa schermaglia, chi segna da una parte, chi segna dall'altra. Giustamente sono due squadre che comunque sono quasi speculari forse nella loro tonicità. Ora c'è però la stoppata di
mi pare che fosse Borsetto, stoppata di Borsetto, no? Sì, che ha deviato la palla verso un compagno che l'ha assistito e ha realizzato una facile canestro in transizione, più 4 per San Vendemiano. E ora bisognerebbe andare a siglare da 3, vediamo se Adrian Chiera riesce a farcela. No, lo prende il tiro Leo, ma non va, tira scheggia il ferro, quello più lontano, e quindi era anche un po' più troppo lungo questo tiro di 14 a 18, 1 minuto e 15. L'attacco Rucker c'è sul fondo, poi sbaglia completamente il tiro Baldini, e ora sempre mi anche il tecnico, il coach della squadra del Rucker, che dice: ma come, se mi ha, l'ha spostato sul fondo, come fai a non fischiarmi fallo? Credo che sia questa, no? la gestualità, che stiamo guardando qua in alto. Si lamentava di un presunto fallo di Laudoni che sulla penetrazione dell'attaccante veneto sulla linea di fondo c'è stato un contatto, l'arbitro era lì, ci fidiamo di lui. E in effetti l'arbitro ha fatto parlare il coach Marco Mian e poi gli ha dato, come fosse il calcio, un cartellino giallo, quindi ammonizione. La prossima protesta scatterà il tecnico. Andiamo con l'attacco per Web Gesteco. Ecco Adrian Chiera, poi Leo Lapattistini. Ha fatto posta il tiro di Chiera da 3 punti, sfiora solo la realizzazione. Capitano, 47 secondi, 18 a 14 il punteggio, più 4. Bisogna difendere su questo attacco della Rucker in modo che non vada oltre ai 4 punti. C'è il tiro dalla distanza, il rimbalzo è per Leo Battistini, 32 secondi, Cassese non può chiudere l'azione, la Web Gesteco, o meglio il tempo, il tiro da 3 punti di Laudoni, e va Laudox al tiro e al segno. E aizza il pubblico, giustamente, suo amico. Grande bomba in transizione di Laudoni, che era ben distante oltre la linea, e qui è ancora bravo, ancora un fallo in attacco, a passare sul blocco e evidenziare il contatto con Borsetti. E allora la Web Gesteco ha 10 secondi, 10 per andare possibilmente a chiudere in vantaggio il primo periodo, perché è sotto di 1, 18 per chi difende, ossia i ragazzi in casacca nera della Rucker San Vendemiano, contro 17 punti siglati dal Web Gesteco, che ha rimesso in gioco, rimesso sul terreno Rota. 10 secondi, 5 4 3, Laudoni, forse non fallo, la palla però va oltre, e no, questa è palla persa, e quindi si va così, brutta palla persa. Sì, però qua i contatti, Franco, se siamo al primo quarto ce ne sono tanti sulla penetrazione di Laudoni, il difensore ha usato un po' con le braccia, per cui ci stava evidentemente probabilmente anche il fallo. D'altra parte avevano fischiato di là, qua ha lasciato andare. Rimane il fatto che è una partita difficile, è una gara difficile sia per quanto riguarda le squadre, ma anche per la direzione arbitrale, perché appunto ci sono diverse gomitate, spintoni, si gioca fisicamente. A me piace francamente un gioco così fisico. Sicuramente San Vendemiano ha il talento fisico, ha giocatori di stazza, è logico che impronti una partita di un certo tipo, dove la difesa si farà sentire, ci saranno tanti contatti. Logicamente la Gesteco non si tira indietro, per cui sicuramente ne vedremo delle belle. Direi un piacevole primo quarto con equilibrio, un primo avvio importante di San Vendemiano, poi la rimonta della Gesteco, e adesso a equilibrio, solo un punto di vantaggio per la formazione veneta. Ecco, gli amici del basket, gli amici di LNP Pass, della Lega Pallacanestro di Serie A2, di Serie B Pass, che ci permette appunto di farvi vedere questa partita e tutte le gare di Serie B, di Serie A2, dicevo appunto, permetterà di salutare, perché lo sappiamo essere a casa, Enrico Michalic, che fa parte integrante di questa squadra, della squadra della Web Gesteco. Ma Enrico è ammalato, è una vera influenza, ma è finalmente un'influenza vera, ecco, ai tempi d'oro che c'era l'influenza, un po' di febbre e un po' di mal di gola, ma è appunto l'influenza, e l'ha tenuto lontano per tutta la settimana ed è ancora a casa. Quindi un saluto ad Enricone, che ovviamente vede i suoi compagni giocare in questa partita, e poi dopo la settimana prossima probabilmente ritornerà sul terreno
un'altra gara delicatissima per la Web Gesteco tra 7 giorni, perché giocherà domenica a Padova contro l'Antenore. E ricominciamo dunque con il secondo periodo, palla in mano per Web Gesteco, 17-18. Battistini sotto misura, viene chiuso, ma poi regala palla al Rucker San Vendemiano con Nicoli, ancora fuori per la regia di Giacchè. Siamo a zona? No, è sempre uomo, no? Uomo, sì, con qualche cambio. Con qualche cambio, certo. Non erano accoppiati bene. Tiro da 3 punti, sbagliato, però insomma è stata una difesa che ha retto bene, perché non ha dato spazi all'attacco della Lucker. Sotto misura Paesano, viene fermato da un fallo che l'arbitro va a decretare al numero 11 Tommaso Gatto. In effetti ritorna, appena entrato, ritorna sulla panchina. Per lui è il terzo fallo, e quindi per Miang, perché sappiamo che Tommaso Gatto, dal suo tiretto, dalla sua piastrellina, riesce a essere molto pericoloso. Certo. Devo dire che il primo quarto viene confermato anche dalle statistiche, questo equilibrio. C'è solo un piccolo vantaggio per quanto riguarda i rimbalzi, 12 per la Gesteco e 6 per San Vendemiano. Allora, un po' strana questa rimessa in gioco. Avete visto come Paesano ha recuperato la palla che stava per andare fuori, l'ha buttata in mezzo perché poteva fare solo quello, ferma completamente l'attacco della Rucker San Vendemiano, e la palla da Cassese, palla verso Leo Battistini, che non ha avuto spazi perché subito su di lui si è triplicato, però ha guadagnato questi 2 tiri liberi per Leo Battistini, numero 12, tiro è corto, ma si vede che non sta benissimo. È importante per Leo realizzare questo tiro libero per rompere il ghiaccio e entrare in partita. E dai, vai, sei stato un profeta per questo canestrino di Leo Battistini, che quindi vede che può andare comunque al tiro. Vedovato sull'angolo per il tiro di Nicoli sbaglia, 18 pari, 8 minuti e 50 da giocare, ma rota. Forse non è una partita da farsi prendere dall'affanno, bisogna gestirla, no? No, assolutamente, qua bisogna giocare con decisione, con grinta fino alla fine. Cerca di liberarsi di Vedovato Paesano, ma il Vedovato aveva la mano sul pallone e poi ha dovuto buttarsi indietro Paesano. Tiro da 3 punti, attenzione, ma è sbagliato quello di Sanguinetti. Mi sa che fare sportellate con Vedovato non è un'ottima scelta per Paesano, perché da lì Vedovato non lo sposti Vedovato, però non esce sul tiro di Paesano, e ha avuto ragione Ale Paesano a dire: beh, senti Vedovato, se tu stai a 2 metri io ti tiro in faccia. E così ha fatto. Questo è sicuramente una cosa, un'idea migliore per attaccare Vedovato. Bene, vediamo quindi questo attacco ora della Rucker San Vendemiano, buon raddoppio, il pallone però ancora rimane all'attacco della squadra in casacca nera, 20-18, tira dalla distanza Giacchè, ma sbaglia, ma c'è un fischio dell'arbitro che ha visto probabilmente uno spintone di Cassese, e c'è ancora una serie di cambi sia per Rucker ma anche per la Web, che manda sul terreno Frasinetti, che è l'ultimo arrivato, dico arrivato 3 settimane fa, però non, sì, è entrato contro Lumezzane mi pare, però non ha ancora dato, ci ha fatto capire insomma quanto può essere importante per l'economia della squadra di Stefano Pilastrini. Attacco Rucker, tiro da 3 punti del numero 28 Verri, nulla da fare, Verri poi si catapulta a rimbalzo, e questa è una di quelle stupidaggini, non so, dimmi tu perché devo fare una cosa del genere, non so. Fallo di frustrazione, ha sbagliato il tiro, è andato a tutti i costi a cercare di recuperare la palla senza lucidità e ha commesso fallo in attacco, quindi doppio errore per Verri. Sì, terribile però. Sì. Vabbè. Oh, meglio per la Web Gesteco ovviamente, 20-18, 7-27, ecco Frasinetti, prende il pallone, lo affida ancora al capitano Adrian Chiera. Frasinetti trova spazi per Paesano da quella posizione, Paesano è difficile che sbagli, e infatti dopo i 3 metri va a siglare il 22-18, quindi più 4, ed è Mian che chiede il primo minuto di sospensione.
Difesa zona, Franco, per la formazione veneta con coach Mian, una difesa dispari che si adegua un po' alle posizioni degli attaccanti ducali. In questo caso nel mezzo angolo c'era Paesano, che è stato completamente dimenticato dai due difensori della linea di fondo. Paesano ha potuto tirare comodamente. Vedremo se verrà riproposta da coach Mian la difesa zona. Comunque Paesano c'ha questo tiro dalla media distanza, che non fu una media distanza, oltre che da tre punti, perché ricordiamo, andiamo a quest'estate, andiamo a Lignano, dove ha segnato il tiro da tre punti nella Supercoppa per andare appunto in finale. Però, certo, Paesano ha sia movimenti interni da lungo vicino a canestro, sia soprattutto tiro frontale dalla lunetta, ma anche dal mezzo angolo sa farsi molto ben valere. Sa farsi valere dunque Paesano, ma stanno facendo valere tutti i ragazzi della posizione di Pilastrini in una settimana dopo le tre giorni su tre a Roseto degli Abruzzi, dove sono state spese molte energie per riuscire ad arrivare alla finalissima contro la stessa squadra del Roseto, e sappiamo com'è andata, ha perso la Coppa Italia per 5 soli punti. E però insomma abbiamo vinto le altre due partite, però giocate alla grande. Ma una super prestazione in partita fino all'ultimo minuto, c'è un po' di recriminazione forse per qualche fischio, però direi ottima prestazione della Gesteco. Qua Adrian Chiera intanto in ritardo sul taglio dal lato debole di Nicoli, che conquista un fallo. Vediamo quindi che c'è ancora il possesso di palla per la Rucker San Vendemiano, però dice Stefano Pilastrini: vieni Adrian Chiera, perché io ho bisogno di te per tutto l'arco della partita, ne hai già due falli, meglio no, cercare di far sì che tutti possano toccare il campo, ma anche tutti possono commettere anche dei falli, perché sì, esistono appunto, anche sono delle componenti del basket, dei falli personali. Rimette in gioco la Rucker San Vendemiano, ecco che viene a prendersi il pallone Sanguinetti fuori ancora per il tiro di Giacchè, il quale poi segna Giacchè dalla distanza, e sono tre punti, 22-21. D'altronde no, però visto che ha riproposto la zona, mi pare 2-3, no? Adesso 2-3, sì, una zona classica con Nicoli e gli esterni che vengono molto alti ad aiutare. Vedremo adesso l'attacco Gesteco, ottima penetrazione di Rota, però palla persa e grande contropiede con schiacciatona di Vedovato. Beh, questo potrebbe andare anche negli highlights, però. Direi una bella partita, una bella cosa. Cioè, dobbiamo dire quello che è bello, è bello. Direi di sì. Ottimo contropiede e ottima schiacciata di Vedovato. E con questa schiacciata di Vedovato la Rucker San Vendemiano è sopra di 1, 23-22, a 6 minuti e 16 secondi dal termine del secondo periodo. Quindi andiamo avanti per binari paralleli in questa partita. Può avere ancora dei secondi per andare a chiudere un'azione offensiva. Laudoni ancora per Eugenio Rota, il tiro di Paesano è molto morbido e praticamente da quella posizione, da quei 3,5 metri, lui al momento è infallibile. Bravo Alessandro Paesano, ottimamente servito con pochi secondi sul cronometro. Qua invece c'è stata un'incomprensione, Sanguinetti ha potuto tirare completamente libero, per fortuna ha sbagliato. 24-23, più uno per la squadra di casa della Web Gesteco, con Eugenio Rota in manovra, non riesce a trovare un suo compagno, lo trova in Leo, poi da sotto grande assist di Leo Battistini per Laudoni. Quindi stiamo leggendo appunto il linguaggio del corpo di Battistini, che sta giocando per la squadra. Sì, sì, beh, sicuramente, magari sai, non è una cattiva idea quando non sei in ottime condizioni fisiche. Intanto qua grande assist, probabilmente c'è stata un'incomprensione, perché il giocatore veneto ha realizzato completamente da solo, da sotto canestro. E quindi è rimasto solo senza il suo difensore, non c'è stato un cambio, siamo a 26-25, più uno per la Web Gesteco, padrone di casa. Ecco, con ancora Eugenio Rota, il pallone per Leo, raddoppiato subito. Questa sarà stata una situazione che Miani chiede appunto alla sua squadra, a rimbalzo di Battistini, non c'è fallo, anche se Battistini lo chiede, e quindi c'è la stoppata. Pallone ancora per Sanguinetti, uno contro uno, fino in fondo c'è il fallo invece di Paesano,
Ecco, vedete che il Battisti mi chiede ancora consulenza all'arbitro, dice ma secondo me io sono andato sopra, mi ha preso la mano, non posso mica tirare in questa maniera. Però fatto sta che la situazione è questa, due tiri liberi credo per Luca San Vendemiano a 4:40 dal termine, con il cambio di Leonardo Battistini, e rientra Gabriele Miani, che l'abbiamo visto appunto in Coppa Italia anche vincere l'under, il miglior under 21 di tutto il torneo. Sì, sì, Gabriele ormai è per noi un personaggio molto conosciuto, ma ricordiamoci che è ancora molto giovane. 2-2 per Sanguinetti, Giacomo Sanguinetti, classe 1990, 26-27, quindi ritorna in vantaggio la Rucker. Ora c'è questa sorta di zone press quasi, una zona un po' più allungata, meno a disturbare il palleggio. Miani fisca l'arbitro, no? È vero? Sì, era, sì. Coach. No, era proprio la zone press, Franco, 2-2-1, che poi ritornano a zona 2-3, probabilmente la rivedremo dopo qualche canestro realizzato o qualche tiro libero. C'è un fallo della difesa del San Vendemiano che raggiunge il quarto fallo di squadra, quindi si alza la palletta rossa e Paesaro fino sotto. Forse c'era davanti Vedovato, Paesaro va a siglare due punti importantissimi a 4:16 secondi dal termine del secondo periodo, 28-27, ritorno più uno la squadra di casa. Attenzione che c'è un buco, la voragine c'era in difesa, poi scarica la palla verso Nicoli e ci sono tre punti. Questo brucia. Sì, ottima penetrazione di Sanguinetti e ottimo servizio per Nicoli, che dopo aver sparacchiato nelle prime occasioni adesso ha realizzato da tre un ottimo canestro di fattura. Mentre l'azione precedente, Franco, prima grave errore della difesa che sulla rimessa dal fondo ha completamente lasciato libero Paesano, che ha realizzato facilmente da sotto. Ora c'è stato il tiro di rota sbagliato, il pallone quindi è per la San Vendemiano, che ha occasione per andare a tirare ancora con Nicoli come ha fatto prima, ma questa volta il tiro è più lungo, 28-30, contropiede Laudoni, la palla la riesce a controllare ma non arriva fino in fondo, meglio così, vediamo un po'. Laudoni ancora fuori per Paesaro, tira giustamente Alessandro, però questa volta sbaglia, poteva esserci un fallo secondo la panchina della San Vendemiano. Insomma, se ogni tocco adesso viene commesso fallo, dopo non finiamo più. Siamo con l'attacco di Sanguinetti, vediamo un po', si apre per Verri, Verri a centro, buon movimento ancora di Vedovato. Vedovato ha veramente un ottimo gioco spalle a canestro, in questo caso ha fintato con la testa il movimento verso destra e ritornato a sinistra, canestro di ottima fattura. Però il terzo qua, bene, allora gli ha risposto benissimo Paesano e subito Miani ha chiesto time out. Questo vuol dire che deve dire qualcosa comunque ai suoi, cioè sì, a Vedovato, o in senso generale secondo te? No, in senso generale, perché è la seconda volta che Paesano tira, la terza forse volta che Paesano tira completamente libero lì dalla zona della lunetta. Probabilmente bisogna distribuire bene le zone di competenza per i vari giocatori sui movimenti della gesteco. Diciamo che la lunetta contro la zona 2-3, quel gioco interno lì dove va Paesano, è uno dei punti dove l'attacco vuole mettere la palla, perché è uno dei punti più difficili da poter difendere, e dopo da lì sicuramente si possono anche smistare palloni facili per i compagni. Esatto, quando io giocavo si diceva, quando c'era la zona 2-3, vai lì in post, che, no? Post che è sulla linea del tiro libero. Sicuramente, sicuramente. Tanti attacchi prevedono di poter mettere la palla lì dove l'ha ricevuto nell'ultima occasione Paesano, perché è molto difficile capire chi e quando devono andare a coprire quella zona lì. Lì che dovrebbe essere poi di competenza dal giocatore in mezzo della linea dietro della difesa, no? Sì. Che dovrebbe uscire su quello. Esattamente, esattamente, del centrale Vedovato, centrale. Però la gesteco mette anche un uomo sulla linea di fondo, per cui Vedovato deve coprire una grande zona. Qualche volta la responsabilità viene divisa anche con i due difensori che sono avanti nella 2-3. Si riprende a giocare, mancano 2 minuti e 40 secondi al termine del secondo periodo, 30-32, più 2 per chi effettua la rimessa in gioco e quindi per
Chi è in fase offensiva con Sanguinetti, rientrato intanto Cassese al posto di Frasinetti, e poi consegnato ancora Sanguinetti, e ecco Vedovato fuori per Verri. Il tiro di Verri è sbagliato, il rimbalzo è di Nicoli. Nicoli che ritorna a giocare, Vedovato, Nicoli, palla canestro per Baldini, marcato da Cassese, e poi Verri quasi esce dal campo, tira ugualmente l'attacco della Rucker, però cosa c'è? Un fallo contro? Sì, c'è un fallo della difesa di Rota, credo. Fallo di Miani. Fallo di Miani a rimbalzo, che ha sbracciato con Verri. Miani non è contento della decisione. Se lo sta ancora spiegando, dimmi cosa ho fatto, perché se questo mi spinge da una parte io devo spingere dall'altro, dice. Attenzione l'arbitro che se ne va su Pillastrini e gli dice: per cortesia, fischiami anche questo, non puoi fischiare questo fallo. Boh. Ecco qua, e anche per Pilla abbiamo l'ammonizione effettiva, si può riprendere a giocare. 30-32, pallone poi viene quasi regalato alla squadra di Cividale, che poi dopo la Luca non si avvede che era solo Nicoli, ancora Sanguinetti, il tiro di Sanguinetti da tre punti, e questo è un tiro, beh, Sanguinetti ce l'ha questo tiro, e quindi Sanguinetti è un vecchio marpione che sa colpire da oltre l'arco, bisogna prestare molta attenzione e non lasciarlo libero. Rota trova spazio ancora per Paesano, siamo sempre sulla parte sinistra, ancora da quella parte l'attacco dei friulani, ma non produce nulla. 30-35 più 5, attenzione però, il tiro ancora da tre punti di Baldini non va. Dall'altra parte Laudoni per Rota, Laudoni tira da tre punti, Laudonone, e sbaglia, però il rimbalzo è a favore però della Web Gestito, ancora con Cassese, Paesano, il tiro sbagliato, un po' troppo velocità forse, no? sì, un po' troppa frenesia per l'attacco ducale, bisognerebbe forse avere un po' più di pazienza e muovere un po' di più la palla. Anche nell'attacco precedente, quando ha tirato Rota, non c'è stata un'ottima. Nicoli, tre punti per Nicoli numero 7. È molto bravo Franco Vedovato sulle azioni di pick and roll a ricevere in mezzo all'area, la difesa ducale collassa su Vedovato, molto bravo a non palleggiare, guardare i compagni dove sono liberi. È servito un ottimo assist per Nicoli, che ha insaccato nuovamente, questa volta dalla parte opposta. Allora il cuscinetto di vantaggio per la Rucker è diventato di 8 punti, 38-30. Perché loro negli attacchi hanno segnato e noi negli attacchi, Gesteco sugli attacchi non ha segnato. Direi che la zona comunque ha rotto un po' il ritmo all'attacco ducale, e sicuramente questo vantaggio è frutto proprio della difesa zona, che ha lasciato, è vero, qualche canestro Paesano e l'ha rimessa dal fondo a Paesano completamente libera, però ha avuto il merito di interrompere un po' con la fluidità dell'attacco ducale. Già, perché abbiamo visto infatti che l'attacco ducale non era così fluido, anzi nella due azioni fa, tutto sulla sinistra, ancora lì sulla sinistra, quando voi dite, voi coach dite, cambia gioco lì, no? Sì, cambia, sì, lato. Sì, cambia lato, la palla è ristagnata tra Paesano e Rota e Cassese su quel lato sinistro, bisogna muovere un po' più la palla e cercare di far muovere la difesa finché magari non commette un piccolo errore. Stefano Pillastrini ha chiesto comunque un minuto di sospensione per dire ai suoi cosa poter fare, ma mancano 47 secondi, quindi ci sarà probabilmente un'azione sola in fase offensiva. Il punteggio, vi ricordo, appunto 38-30 più 8, e questa azione è necessaria ovviamente che la Gesteco vada a segno per riavvicinarsi, ovviamente. Il contesto è sempre lo stesso, quindi Paesano, Miani, Cassese, Rota e Laudoni. Vediamo come si manifesta questa azione offensiva contro la difesa sempre a zona della Rucker San Vendemiano. Ecco, arriva la palla a sinistra, Cassese per Paesano, il tiro di quest'ultimo, ed è purtroppo ancora che non trova la via del canestro.
siamo quindi dalla parte opposta, 23 secondi, potrebbero quasi chiudere con la palla in mano i giocatori veneti. Sanguinetti passa in mezzo, fino in fondo, Sanguinetti tira in maniera scellerata, però c'è stato un stoppata di Laudoni che era fermo, peraltro Sanguinetti un po' dolorante a terra, forse ha preso un colpo in viso, però ecco, abbiamo visto per la, che Laudoni era veramente molto molto fermo e la palla gli è andata sul braccio. Sì, sì, sicuramente un colpo per Sanguinetti, ma si è ripreso prontamente e va a effettuare la rimessa. 3 secondi, ci sarebbe, deve tirare 2, 6, ecco, sono 3 secondi adesso, sì, infatti. Nicoli ancora da 3 punti, sbagliato, la palla va a Rota, 2 secondi, deve tirare Rota da 3, sbaglia proprio nella circostanza e si va dunque al riposo lungo, caro Icio e cari amici ascoltatori, con il punteggio di 38-30, vabbè, 8 punti non sono tanti, però insomma. E la difesa zona, coach Pilla sicuramente in spogliatoio cercherà di mettere a posto alcune movimenti per essere più efficace contro la difesa zona, magari rientrerà Adrian Chiera che è il cecchino, diciamo, designato contro questo tipo di difesa, perché i tiri da tre sono importantissimi ovviamente per dare sprint e anche la capacità appunto di aumentare di un punticino i 2 punti normali. Certo. Vabbè, certo, certo, ci sentiamo quando riprenderà il gioco. 38-30, tutti a riposo a favore della Rucker San Vendemiano.